Secondo il bollettino quotidiano pubblicato dalla Regione e dal Ministero della, con 270 nuovi positivi la Campania è la prima in per contagi. La regione precede la Lombardia, la regione più colpita dal virus. 0 decessi nello stesso report, 6. I tamponi condotti nelle ultime 24 ore per un totale di 413.478 dall'inizio dell'emergenza, 16 guariti su un totale di 4. Completamente guariti e 5 clinicamente guariti, in attesa dei 2 tamponi consecutivi che possano certificare la completa guarigione. Ieri i tamponi condotti erano stati 4.359. Il bollettino specifica che 125 dei nuovi casi sono di rientro da fuori regione. 58 dalla Sardegna e 67 da paesi esteri. La Repubblica Napoli riporta l'allarme del principale centro per le malattie infettive della regione, l'ospedale Cotugno di Napoli. Si stanno esaurendo i posti in terapia subintensiva. Palazzo Lucia sarebbe pronta ad aumentare i posti letto Covid per contrastare l'aumento di casi di rientro dalle vacanze. Sono 17 i pazienti in degenza ordinaria, 15 in terapia subintensiva e 2 in rianimazione. Resta capienza solo in rianimazione. Gli altri posti di degenza ordinaria e di subintensiva sono pieni. E questo per via dell'età più bassa dei ricoverati che tendenzialmente non hanno bisogno dell'intubazione perché mediamente meno gravi. I nuovi positivi restano per la maggior parte asintomatici. Il presidente della regione Vincenzo De Luca ha commentato il lavoro per contrastare il Covid, da quando con l'ordinanza regionale del 12 agosto la regione Campania ha reso obbligatori i tamponi e l'isolamento domiciliare per tutti i cittadini campani di ritorno dall'estero o da territori a rischio. Prosegue con risultati di grande efficacia il piano di sicurezza e prevenzione. È in atto un filtro fortissimo in aeroporto, nei porti e nei territori. Occorre continuare così, sino all'esaurimento dell'onda dei rientri, in maniera capillare. È in atto un filtro fortissimo in aeroporto, nei porti e nei territori. Occorre continuare così, sino all'esaurimento dell'onda dei rientri, in maniera capillare e quasi ossessiva il lavoro di individuazione dei contagi da importazione e dei contatti diretti e indiretti, ha detto ancora De Luca, stiamo raddoppiando anche il numero dei tamponi eseguiti. È un lavoro essenziale per garantire il permanere delle condizioni di sicurezza e serenità conquistate nei mesi scorsi. Prima delle aperture generalizzate in tutta Italia.